chitarre da accordare ai tavolini di un bar in attesa del palco, ultimi dettagli da mettere a punto per il suono. Stamattina Andora si è svegliata così. Nel Parco delle Farfalle va in scena La Repubblica del Rock, prima volta per una maratona sulla falsa riga del concertone del 1° maggio, ma itinerante. C'è la Festa della Repubblica, che è una festa molto importante, e il movimento rock, soprattutto in questo periodo, grazie anche ai Maneskin, che è la band italiana che ci ha portato in tutto il mondo, di creare appunto un evento rock in onore della Festa della Repubblica, però itinerante. A dirà del 2 giugno, dopo 2 anni disastrosi, musicisti e pubblico non vedevano l'ora di lasciarsi alle spalle la pandemia, e questo vale per le giovani band così come per i mostri sacri della musica italiana. Beh, dovresti chiamarmi Lazzaro. È come resuscitare. Hai detto bene, piazza bella, ma soprattutto il mare che abbiamo qua davanti, che è veramente una cosa magnifica. Senti, la musica non è ginnastica, non è voler dimostrare. La musica è emozione, senza emozioni non si vive. Si andrà avanti fino a luna di notte, nomi pesanti da Elisa Gia, i Gazzosa e tanti altri, e c'è un'amministrazione comunale che coorganizza l'evento. Dopo 2 anni difficili è veramente importante che ci sia questo momento di aggregazione, questo momento che fa crescere i ragazzi e che potranno magari anche da qui fare uscire dei nomi importanti che avranno una caratura a livello nazionale. Insomma, tanta musica, tanta gioia, è il meteo che dà una grande mano al futuro rock del nostro paese.